Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitcher, dove ben trovati in Super Mega Baseball 3 con Zettino. Io ricordo che se volete il vostro personaggio all'interno di questo giochino, come sono tutti gli altri, qua intorno, qua vedete, state vedendo Alem, ma potete vedere molti degli altri personaggi, oltre a quelli delle nostre serie storiche, in co-op. Patreon.com/glitcher, patreon.com/mazingaz92. Non sono le uniche due cose che potete avere: un sacco di roba, contenuti esclusivi, serie esclusivi, un botto di cose, un botto di cose che potete andare a controllare. Mi raccomando, poi fate vobis. Ne veniamo da due sconfitte. Una, sinceramente, bravi loro. Cioè, nel senso, abbiamo giocato bene, ma cioè, non si Non poteva era, fare molto di no. più. Quello che Tierloins mi fa ancora un po' girare le palle. Purtroppo, vabbè, è stato un momentaccio adesso. Poi, tanto con i B-Walls che sono in, sono negativi come record, direi che Anche i Blowfish erano 0-2. erano 0-2. Sì. Ah, beh, ma perché stavano imparando le cose? Abbiamo un cambio in. Abbiamo più Tende Palace come catcher, possiamo farci niente, no, è stanco e quindi di conseguenza Quindi prima o poi dobbiamo dovrà giocare. succedere, cioè nel senso, ah, succede, non è Ma perché siamo dei pirla e che. potevamo, quando abbiamo creato la squadra, mettere qualcuno col ruolo centrale, perché c'era stato questo problema la scorsa serie. Pensarci ad avere un catcher, ma il problema è che non. Che vabbè, che, però non era lore, capisci? Rispetto all'anno scorso, non, avremmo cambiato la lore. Ma mi Adesso andava bene. andava bene a cambiare la lore. C'è Vabbè, però adesso con un. Intanto in difesa non è un Knight che grosso vuole problema. piangere. Possiamo metterci qualcun altro al posto di Knight per una partita? Knight, eh? Ma no, adesso il Guardalo. nostro obiettivo è fare uscire te dal momento di crisi mistica Madonna. e far uscire Knight dal momento di Ma crisi nella mistica. vita Che proprio lì. quando, cioè, quando abbiamo lui in mano, poi loro cominciano a lanciare, noi andiamo in ansia perché dobbiamo farlo uscire dal momento di crisi. No, dobbiamo essere tranquilli, farli lanciare, prendere uno strike altissimo e prendere un ball di 10 km. Sembra anche una mancanza di rispetto nei miei confronti. Intanto Edo con la prima valida della stagione, tra l'altro. Credo di sì. Nice. Vai. Let's go. Abbiamo perso. Cioè, è tutto. Senza Norri è tutto slittato di uno. Perché non c'ho voglia di cambiare tutto. Quindi ho tolto Norri dal 2. Ho messo Tende Palace come ottava di rotazione. Quindi Thomas è numero 2. Io sono numero 3. Tu sei numero 4. E numero 5 Argon. Quindi. È tutto. Wow! È Ok, 48, vero? right under the dick, cosa? Se. È tutto tunnel, ma è 48 Che cosa? di Diego, vero? Non Sì, si è abbassato. Ok. c'è scritto in alto a sinistra. Ah, perché sai. Sembriamo troppo. Con troppa fiducia abbiamo. Vedo una gran fiducia nei nostri mezzi. Cosa sta succedendo? Io tiro il bombone, te lo dico. Solo appiglio. Guarda, no. Boom! Gira, gira. Gira, gira. Porta a casa anche te. No, 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 per questa favore. secondo me potevi ce la facile. Thomas, no, non è abbastanza veloce. Secondo me si poteva fare. Però intanto un punto a casa abbiamo portato. Non so come con 3,50 di media tu sia teso, ma va bene. Non è un problema. Prendimi il gomito, Beli. Aver pazienza, aver pazienza. Questo mi sembra uno grammo, nel senso. No, Questa era vabbè. bella. Lo so, era centrale, ma intanto era presto, non è un problema. Ma fallo lanciare, lo vedo un po' teso. Lo Lo è. è. Oh, Un attimo, era un ball. no, no. Questa era forse nello stadio precedente anche questa. Lo so. Quando sono sui due strikeout sono agitato. È teso, c'è Zetto teso, in tutti i Sì. sensi. L'ho vista dritta, ho detto, devo? Cioè, nel senso. Come faccio a esimermi? Pare Dai, vai brutto. Leone. Vediamo
difetti. C'è. Cioè, il loro catcher che c'ha il braccio malato, eh. Braccio malato. E anche il nostro, cioè. Nostra la casa. Nostra il nostro, cioè, uno è il braccio malato, l'altro è. È più te. E quindi di conseguenza. È uno status fisico tutto suo. No! Vabbè. Non doppio, non doppio, non doppio, non doppio. Vabbè, tanto due punti all'inizio, buttali via. Magic Moore, è il nome. Scendo, 3 di era, 0,50 di whip, 5k nell'ultima partita, tanta roba. Tanta roba. 3 di era, però non ho fatto tutta la partita, quindi... Non ho idea del perché ho un quadrato microscopico. Come quadrato microscopico? Microscopico. Boh. Non lo so. Cioè, perché sarà un nonetto lui? Può darsi che sia un nonetto lui? Ma anche l'altra volta non aveva un quadratino così piccolo. Ma sarà mica più tende Palace? Sarà colpa di più tende? Sì, fra. Per forza. Com'è possibile? Ma da quando il catcher è responsabile della grandezza del quadrato di... Cioè, mi sembra strano. Dico solo che è un casino tirarla. Cioè, non so, non, cioè, la metto solo o al centro o al centro. No, mi sembra strano, se poi lo vedo. Comunque, intanto, primo auto abbiamo portato a casa. Mojo down. Per il tizio, immagino. Certo. No. Non ha senso. Tra l'altro era locked in, quindi questo è S come no, credo, no, no, non lo so, no, non ha tanta potenza, quindi infatti però è veloce, eh. Oh, è mia. No, è troppo lontano, non troppo lontano, non ci posso arrivare. O ti cresceva un razzo nel culo. Sì, il razzo missile fatto, probabilmente ha fatto quella che tanto, così almeno facciamo scevriamo conoscenza baseballistica qui su Glitcherud. Ha fatto quella che, tra l'altro, a metà, conoscenza baseballistica a metà, Shentobi ha fatto quella che viene chiamata la quality start, cioè partenza qualitativa, di qualità, che solo i partenti possono avere, cioè aver preso meno di 3 punti nei primi 5 inning. Ecco, questa è la metà della conoscenza, che non mi ricordo più. Quando un giocatore fa una quality start, prende meno di 3 punti nei primi, mi sembra nei primi 5 inning, non vorrei sbagliare, però dovrebbe essere nei primi 5 inning, perché sicuramente nei primi 3 no, non lo è. Però avere delle quality start vuol dire che duri a lungo e dai pochi punti all'inizio. Poi ovvio che se uno ti tiene 9 inning, fai 200 lanci, al 205esimo prendi 4 punti, è anche un po' colpa dell'allenatore, nel senso, non è colpa mia. Cioè, io ho fatto il possibile. Io miracolo l'ho fatto. Poi volevo saltare. Però ho detto forse ci arrivo. Vabbè, dai, peccato. Era la chance di mandare locked in call. Volevo farlo, però ho detto ma no, perché voglio farti arrivare al pitching per farti vedere, perché magari sono io che mi drogo, ma a me sembra effettivamente microscopica la barra. Boh, ma il quadretto? Eh? Sì, il quadretto. Il quadretto dello strike? Sì, è piccolissimo. Guarda, devo far uscire Knight, basta, deciso. Ok. Belli guantini rossi, c'è... Sì. Oh, fuck! No. Maledizione che odio! Oh. Eccoci qua. È arrivata. Con la faccia di... con la sufficienza, proprio, guarda. È quella faccia di una che si è svegliata da 5 minuti. Non vorrei dire, ma l'ammazza. Cioè. Te forse da questo angolo non puoi vedere cosa c'è scritto. La mazza c'ha scritto toma dura. Qua, guarda, io ho battuto sta cosa all'82% di potenza al centro del piatto col pallino sopra. Dico solo questo. La toma dura. Anche Shentobi c'ha la mazza che ho scritto toma dura, tra l'altro. Ah sì. Che meraviglia. Guarda, se mi vuoi dare base per ball con pitcher contro pitcher, a parte che è veramente disonorevole, però io ci sto, però era bella. Però l'ho vista bella.
minchia che ce l'ha messa la mostarda, sì. Vai, il succhino ce l'ha messo, il tuo sorriso vincente, dai, andiamola. Wow, ok, è uscita bella veloce. Era troppo bella, era lì, è uscita bella tosta da lì. Allora, il momento di tirare la caracca, quindi. Beh, sì. Vado per il potere. Va bene. Oh, sì, va bene. Oh. Ma, hanno paura di Thomas. Eh, sì. Te lo so, era mega centrale, ma perché? Questa forse era di girare, però adesso ci sono. No, ho girato la merda. Però forse va bene. Ah no, è 3 out, è vero, cazzo. Era 3 out. Fuck. Billy LeBoink. Vai. Vediamo un po' com'è sta barra, sto cerchio di. Non vuole palle alte. Minchia, è vero, sembra piccolo. È piccolo, vero? Sembra piccolo, in effetti. Ma non lo so. Dovrei, tanto sarà, non è la prima partita che giocheremo, quindi lo vediamo poi la differenza. No, esagerato, qua ci... I have exaggerated with the fastball. Oh! Avessi visto la seconda, questo qua era in overrunning, stava proprio scivolando verso terra. Tra l'altro io l'ho tirato per fare il passaggino intermedio, però sì no, vabbè, ma è lui che era andato, ha avuto un movimento in consulto. Faccio terza prima o prima elimino, eh? Cioè, se mi arriva la palla in mano a qualcuno senza eliminare, faccio terza no. Prima per un double play no, o prima perché la terza è non è obbligatoria, quindi di conseguenza dovresti aspettare che arrivi in base e potrebbe tornare tranquillamente indietro e tu non prendi né un'eliminazione né l'uomo in primo. Però mo adesso prima ora, casa fatto. Ora adesso pensa a eliminare l'uomo in prima, poi se arriva un punto. Vabbè, ho fatto un lancio decoroso. Dai Frank, su, gira una palla. È piccolo. Gira una palla. Ma sai che mi sembra che avevo avuto lo stesso problema che la scorsa serie quando aveva messo più ten? Esci. Oh, mamma mia. Non me lo ricordo. Yes. Maledetto. Ah, 2-1. Johnson Swanson! Guarda come se la guarda quella palla. Cioè, 0.83. Come se la mira questa palla, anticipate. Non ti vergogni tipo tanto. È da pitcher, è una media da pitcher. E non è un pitcher. Ecco, dicevamo. Può non essere, può essere stato un mojo up. Può essere stato colpa mia perché ho mancato il cerchietto di chilometri. Allora, sei contro il pitcher, eh. Ok. È solo veloce. Solo molto rapido. No, è molto rapido, è abbastanza veloce. Oh dai. Non ti gira, Fra. Manco ci prova. Ma no, Fra, è un pitcher. Dovrebbe girare a cazzo di cane. Vai, vai in prima. Ah, qua? No. Ah, era strike? Ok. Era strike. No, è stata più tank, si è persa la biglia. Oh, meno male. Ok. E se no non tra l'altro. Food, non voleva essere così tanto ball. Voleva essere ball, ma non così tanto ball. Diciamo così. Oh, sei locked in. Che bello. Doveva essere un ball quella palla. Dovevo fregarlo così. Però non doveva essere un ball di 15 metri. Doveva essere un ball limitato. Buono. Bella lì, passa. No, sei in prima, Fre. Mojo down. Oh, Mojo down, andiamo. Vieni qua che continua a essere teso e continua a tornare su. Perché torna su? Okay. Bella, ma non la mia palla. No.
No. No. Finito? Questa era sul bordo, secondo me era strike, ma ho preso troppo sotto. Era un bel lancino, ho fatto un bel lancio. Sì. Sta a due allora. No, pensavo scendesse. Sì, sì, è rimasta, era un cambio. Ah, lui è la fork, tra l'altro. Non l'ho ancora vista usare, ma... Eccolo. Ti tocca? Leone. Pronto. Questa non era brutta. Però se esci sono più contento. Esci. Okay. Yes. Ci sono arrivato. Singolino. Potevamo fare il doppio. No, oh, perché a me la responsabilità? Vai per il contatto, vai per il contatto e basta. Sì, sì, ma ci mancherebbe. Dobbiamo farlo uscire, dobbiamo farlo uscire. Vabbè, però anche sfiga, nel senso. Era un bel contatto. Preso bene, cazzo, sì. The center field. Non sono d'accordo con lo strike, grazie, ma non sono d'accordo. Va bene, va bene. Tu prenditelo. Sì, sì, era bold, anche questo. Questo era più bold di prima, devo dire la verità. Sì. Ma questo l'ho tirato per essere bold. Va bene, okay. Siamo sicuri, ma come ci sta andando? Okay. Tu prendilo, anche se giocano in casa loro, a quanto pare. Handley Dexterez. Dexterez, mi scusi. Dexterez. Che bello. Anche locked in. C'è una riga di locked in sta squadra che... Sì, erano tutti locked in i battitori. Strike. Anche tough out. Me la batti la fastballata. Fa un bel flyball adesso, non sarebbe brutto. Battere la battuta. Guarda che però... Troppo lento. Bisognava dovevi provare a scivolare. Ma se scivolava e mancava la palla, rischiamo di fare un doppio avanzato. Sì, va bene. Pensa, tieni bassissimo, secondo me adesso chiudiamo un bel double play e via. Ah, da tenere basso. Big serie. Ah. È scelto per le curvette, fra. Questo l'ho sbagliato. Si è sentito il rumore di noci che si rompono. È vivo? Basta. No, è Rettold. Ha perso solo un centinaio di punti di mojo perché è finito. Perché è tipo. Ha preso una pallata nei coglioni. Cioè, sfiga nella. Cioè, proprio. Orca wow. Ma io lo terrei perché se non è una questione di fit, è una questione di mojo, dovremmo portarlo su. Bene, era anche locked in, tra l'altro. Ma porca troia. Cioè. La fiducia che può togliere una pallonata nei coglioni, vedi? Ho sentito proprio quel rumore. Al centro. Ma vaffanculo, va. Sì, sono molto d'accordo. Da quando c'ho questa giloneria? La fiducia che può togliere una pallonata nei coglioni. Proprio crack. Fatto proprio... Ho fatto quel rumore proprio di roba che si frantumava. Vabbè. Però. Guarda no. Che cazzo. E è un po' come quando giochi a cosa? Sniper Elite. Quando c'era il gimmick della pallona. Del proiettile nei coglioni. Si sentiva quel rumore di distruzione. O nelle. No, non le fatality, ma quella tipo l'X-Ray di Mortal Kombat. Questa secondo me era più strike di quelli che ha finito strike prima. No, qui ci arrivi e andiamo. 3 out. 5, mi dai? No! Bisso, sali. Parola, vedi. Che bella pallina minuscola che c'ha. Però lui era...
Come fa a tornare sempre neutrale Davis? Che sta... Minchia, cioè, veramente piccolo. Sì, cioè, ho sbagliato. Ah, foul, meno male, va. Via, zero sotto zero. Però adesso è teso. Ah, ok. È salito, è salito. Meno male, va. Vai, vai, tira, tira. Io spero che non giri in battuta. Era al centro, non riesce a girare. Un giro in battuta non glorioso. Non crei dei problemi. Cioè... Meno male, va. Era al centro, non gira. Ho fatto quello che poteva. Questa curva così, bella, a due questa. Allora mi è quasi dato il tempo di passarci bene sotto, però ho mancato. Adesso aspettiamo la curva, li facciamo 622 punti questo qua. Let's go. Cioè, ci pensa, eh? C'è il cagotto. Ah, ecco perché ci pensa. Perché ha paura che Edo gli parta fortissimo. Va bene. Fre, no, non ti preoccupare, non lo schiaccio. Non parto, stai tranzollo. No, vabbè. Andiamo, ecco, andiamo. Mojo down. Ah. Adesso scento bene, esce, basta. Comincia a stare stanco oltre a stare tempo, quello è il problema. Gira sta palla. È fuori di poco. Oh, vedi, un po' di fiducia. Giri una palla così, vai a pesca adesso. Non è andata a pesca, però. Tutti l'hanno mancata. Tutti. Piri 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 piri. Mojo down. Bene. Per un singolo torni Rettold, vabbè. Cerchiamo di tenerla sotto, eccola qua. Prendila. Via. Oh! No! Questo fa male. Questo era doloroso. Un double play facile. Questo fa un po' male, metto. Out. Asuka. Oh, bravo! Oh! Yes! E andiamolo! Andiamo, pezzo di me. È teso adesso, eh. Questo è stato proprio... Questo è stato tutto il pre-fire. È tutto pre-fire. Eri già pronto al pre-fire. Sì, ero pronto Y, non ci ho neanche pensato. Cioè, non è merito il pre-fire. Opla. Cento mi sta sbracciando. C'è la lui... Oddio. La paura fa 90. Quando ho visto che uno se ne andava e l'altro partiva, ho detto oddio, adesso si picchiano dentro. Ok, io vado per il solo brand, così quasi ci provo. Che c'è, vai, vai. Potrebbe essere utile. Ma aspetto la sta curva, però un po' più giù, per favore, ragazzi. Aspetto la stessa curva, voglio, grazie. Oppure no. Va bene. Oppure Mac. Oh. A balzello. Tranzallone. Pianin pianino. Ma proprio non ci ha neanche provato a mettermi una palla in strike. Proprio. Oh, io ti lascio andare di là poi. Ah, questa era ball, so niente, quando vado... Ah, era ball. Era un ball. Sì. Pronti. Prova di Nagito. Sono pronto per la sve... Oh! Era bella questa. Oh, anche questa. Vai, vai, cammina, vai, cammina. Vai, let's go. Andiamo. E Argonuccio col cos'è? Terzo brand. Secondo. E pugnetto. Va, avambraccio. Avambraccetto. Perché è molto più Melli avambraccio che pugnetto.
C'è una, cioè, l'esultanza che ho visto fare a qualcuno che quando proprio si incastrano col gomito, con l'avambraccio, è molto meglio, è molto figa. È molto meglio che tirarsi il pugnetto. Non è abbastanza figa. Presa male. Vabbè, ora. Almeno prendilo allo stadio. Ok, meno male. Quella lì che l'ho vista proprio in... in parata plastica con la mano di richiamo, ho detto no, non no, fare, non ci provare. Non mi puoi cambiare il pitcher adesso. Dai, ma perché? Non ora, bastardo. Ora devo adattarmi al cambio di merda. Sapevo. Torni indietro. Mio Dio. Night è cursed. Sì. Oddio, forse il più cursed è Shentobi in questo momento. No, vabbè, adesso Shentobi è paralizzato. Più tenne tesa perché batte di merda, ma batterà sempre di merda. Cioè, fa schifo. Shentobi è distrutto per altre motivazioni. No, è vero, terzo out. Se no poteva essere un bel coso di sacrificio, una bella parità di sacrificio. Come siamo messi? 5 inning, 69 lanci. Devo portarli 80 e poi 80 lanci e poi ciao. Vai, affan. 80 lanci e poi ciao, perché se no... devo farlo tornare normale, questo è il problema. Adesso basta un doppio gioco. La tengo basso, aspetta. Sperando che vadano letteralmente a pesca. Ok. No, tanto in prima non ci sarebbe mai arrivato. Era già partito quando ha visto, è tornato indietro di stracorsa. Sempre valido al double play. Rubino verde. Perché è verde. E... no, dai! Tieni. Ok. Sempre double play valido. Sì, lo soffre, però mi si butta giù 100. Hai pitch, non ti vuole lei pitch, quindi che cazzo. Non ti preoccupare. Non c'è pericolo. Vai a prenderti ste raschiate per terra. Ste raschiate. Al volo anche. Ok, va bene, nel dubbio non c'è casa base. Era quasi meglio se toccava. Sì, però vabbè, dai. Questa adesso si può fare con fly out a questo punto. Anche un bel pop alto e via. Sì, avremmo fatto soffrire meno Shentobi sicuramente, che ha bisogno di un bel pacco di ghiaccio nei maroni. E di confidence, baby confidence. Finisce la sua partita. Ed è in battuta Shentobi. Sì, io lo farei andare in battuta. No, va bene, però magari non è più teso. Capito, sì. Però non so se sbagliare la è ancora teso. No, vabbè, lo cambiamo, però speravo non fosse più peso. Sì, però finire la partita così ci sta. Chi è che un po' che non entra? Bahamut, che ha più contatto. Possiamo mettere Bahamut. Parte Yuya, che vabbè, però... che dovrebbe essere titolare, volta... Yuya. Sì, parte che Yuya non è proprio... cioè, finora non è che ha fatto... i miracoli! No, colpa mia. Chiedo scusa, Bahamut. Sono stato un delfino golosissimo. Il momento di gloria. Sono stato proprio goloso. Edo è 3 su 3 con 3 singolini. Minchia, è già 300, pensate. Vuol dire che ha fatto 10 è andato 10 volte in battuta. Minchia, oh. Ti ho detto che c'era bisogno della prima partita di ritorno, un pochino, dove doveva ambientarsi. Invece vedi. Adesso, scusa. Perché sono sempre terrorizzati. Hanno sempre molta paura di Edo. No, è per il più veloce. Un po' Argon, forse.
Sì. Vai, vai. Metta l'anzollo. Te la giravo dopo domani. Ok. Sai che questa forse era... Vabbè, tanto il risultato è stato lo stesso, però... Questa era un po' tanto alta, ma proprio tanto tanto alta. Bene, sta bene, dai. C'è Thomas che si è ripreso, è andato in lockdown, credo. Vedi, io non ci... Non posso avere questo problema, perché prima di ogni volta che vado in battuta mi sistemo i coglioni. Me li tocco e me li metto a posto, così almeno non può succedere che mi colpiscano e mi strappino i maroni dalla vita. Bravissimo. Ho avuto il terrore che rientrasse, allora a quel punto era imparabile. Ma fortunatamente non è rientrata. Scusa, mi ha fatto bene. Perché mi metti ansia così? Mi toglie la concentrazione. Vabbè. Protetto il piatto. Ma porca patonza, vieni. Oh, era bella, peccato, ma è stata una buona... Double. Proprio uscita, gli è uscita proprio in bocca. Un guantone gli ha tirata. Sì, allora, c'è Logan che è fresco, Mugugno è stanco. Beccherone è più fresco e Logan. Sì. Vai. Sì, più fresco. Che purtroppo gli hanno insegnato come stancarsi meno, togliendoci sì. 12 punti alla veloce. Sì, non... Io vorrei sapere chi gliel'ha insegnato, perché gli spacco le rotule. Sì, ma ti ho allungato la carriera. Sì, ho capito, ma ora tiro a 10 all'ora, è quello il problema. Vabbè, esce, Thomas, non ti preoccupare. Tranquillo. È piccolo tutto, anche fa parte quadrato, del programma. No? Eh? Il quadratino è piccolo anche qua. Sì. È sempre parte del programma. Aiutiamo la carriera di Logan ad allungarsi di almeno una decina di anni, così. Ho tirato una fastball? Cosa cazzo hai tirato? Sì. A me lo chiedi? Sì, ho tirato una fastball, sì. Perché evidentemente... Ah, lui è rimasto un po'... La fastball non è la palla forte di Logan. Sì. Cioè, la fastball di Logan è tipo a 85 miglia e non è propriamente una scheggia. 93, vabbè, dai, non è. Non è così lenta, è onesta. Ma c'è un cambietto che... C'è un cambietto. Oh. Cerchiamo di non farcela cadere dalle mani, grazie. Benson Rushmore! Ah, qui abbiamo alzato la media, prima. Ah, tanto che cambio. Come Kingman, con uno teso, però power. Uno teso che c'ha 722 punti di potenza. E io gli faccio vedere due fastball. E poi cambio. Faccio vedere un bel cambietto che voleva essere alto, ma è uscito basso in prima. Okay. Hopla. Taz, Balfour, il Barfour. Dov'è il Barfour? Il Barfour è là. Qua. Ok. Pronto. Oh, porca pastonza, venuto. Che anche Rettold. Cazzo, che succede? Con calma, facciamolo lavorare, vediamo se riesco a rubargli una palla così, che sarebbe anche caruccia. Singolino. Oh, ok. No, era appena sceso. Sì, infatti. Quindi è appena salito. 2 su 3 un run, un RBI, 2 singoli, 2 RBI, un singolo. Partita, una giornata in ufficio per Argo. Nah. Sono un po' alto, peccato. Io tornerei indietro, Frank. No, vedevo troppo eager to go to third. Ho detto, che cazzo fai? Capito che ti portavi avanti col lavoro se ciccava il pallone. Ma... No! Oh, bastardo. Dai! C'era proprio andato bene sotto. Sì, questa era più bella. Ecco. Porca. Vai che la facciamo uscire. Vai che lo facciamo uscire. Niente. Vedi, è allucinante. Proprio, tra l'altro la prende anche bene sempre. Sì. È pazzesco. E anche sono sempre dei bei contatti. Ma è sempre in bocca all'uomo di l'uomo in interno. Non capisco.
No, okay. Oh, però meno male che in difesa. Ah, peccato. Però in difesa tanta roba. Però essendo comunque Rattled, tutte le stats sono basse. Solo questa mi sa che anche se fosse stato super mega. Eh beh, comunque il braccino ne risente di brutto. Non è vero. Tratto gli ho tirato quella di prima, era un ball, quella che ha battuto là. Non so come l'ha presa. Presa con la punta. Minchia, Handley Dexteris questo, non l'avevo notato. Non posso andare in prima, in seconda. Però intanto il bastardo ha rubato la base. Fatto bene, io mi sto già fatto prendere dall'ansia. Quindi niente out in seconda. C'è l'out in terza e in prima. Però se fosse una bella biglia. Oh. Hai perso la tempistica. Un momento, non me l'aspettavo. Oh cazzo, sta qui. E locked in RBI man. Guarda le statistiche. Faccia. Ok. Rubino verde. Ah. Quello di prima. Vabbè, perché non avevo notato quanto è veloce il tizio che adesso è in terza. Sì, infatti, ma non so se ci sarei arrivato comunque col braccio di più tempo. Comunque puoi anche tenerla su, eh? Puoi anche fargliela battere sul soffitto. Non la batte. L'ho vista salire, ho detto quando scende questo. Oh. Non era strike, ma infatti mai. Quando ho visto chiamare strike ho detto oh. Buono. Io ho sparato il cambietto. Infatti l'arpionata. Ah, a volo, ok. Va bene. Vai Pitten, abbiamo un giro di tesi, no. Abbiamo un giro in battuta che lascia perdere. Però sì, è che no. Soltanto che c'ha due di potenza questo. Sennò questo era un omran. Erano proprio... tutti corti, erano tutti cortissimi perché era Pitten, ho detto, vieni. Oh, Logan Lockdin. Sì. Grande Logan. Quindi sei tipo 10 volte più forte di Pitten in battuta. Esatto. Times 2 almeno due volte. E no, erano tutti sotto con più 10. Perché hanno detto: tanto non c'ha il braccio neanche per arrivare all'interno. È uscito sto missile. Erano tutti: corri dietro, scappa. Wow, questa l'avrei girata, ma sai quante volte? 15 volte su 10. Cioè, ma proprio me l'andavo a pescare. Proprio andavo su. E la battevo facile. King of the single qua. Che detta così. Questa è quella palla che volevo, che mi sarei andata a prendere, ma non ero pronto. E quindi ho detto, vabbè, ok, meno male, va. Perché se no l'andavo a prendere. BB prone. Però BB prone. Okay, guarda che questo doppio. È doppio easy. E due velocissimo. Terzo. No, doppio. No, terzo. Vorrei addirittura rubare la base, però vabbè. Non è il giorno per farlo. Dobbiamo portare una vittoria a casa. Sì, ci serve. Non possiamo fare tentativi, minchia, però. Guarda che è veloce, cazzo. lo so, però. Però cazzo è veloce. No. Ah. No, ho giocato. Questo fa male. È il momento di portare... Ah no, l'ottavo. È l'ottavo, Logan è pari a statistiche, quindi può ancora sopportare. Beh, per poi se poi mi batti la palla dopo un lancio, per me possiamo andare avanti così. Sto gioiellino di cambietto, vedete, di curva. Gira. Questa è troppo alta per essere girata. Pensavo la prendessi in faccia. Sì, no, proprio non ci ho neanche provato. Sto che è proprio col bacino accademico.
Guarda, se vuoi te la rilancio quasi uguale. Aspetta un attimo che mi gratto il naso. Okay. Vai, tranquillo. Ci sono. Pronto? Ok. Sì. Ah, girata. Vai, Paolino, let's go. Ole, e due. Vai, Berta Banks. Gira un po'. Cerchiamo di mettere un altro nutshot, se possibile. Sì. L'ha colpita bene. Ok. Sono salite le... Steve Monster! Monster. Ok. In città. Cia. Tanto basta un out, quindi. E infatti volevo farla salire un po', Che miseria. Andiamo a pesca. Andiamo a pesca, va. Let's go. Questa era mega ball proprio questa. Mega ball. Now batting the shortstop. Toccatina propiziatoria. Cambio del pitcher. Fa entrare l'altro run. Tutti li hanno fatti entrare, credo. Sì. Qui laterale con cambio e curva. Ok. Bella. Ha uno stile di lancio strano, Se lancia lateralmente, bruttino. Sì. Come cosa. Ho paura di vedere. Non ho ancora visto la curva. Ho paura di vedere come cosa assomiglia alla curva. Questa era centrale, se ne esisteva una non ero pronto. Vabbè, ma la prima non si gira mai. Ecco. Ho girato qui. È girato in Mojo Down? Visto mi un po' troppo lento nel... È andato in Mojo Down nel momento in cui l'ho toccata. Ah sì? Di solito ti vanno dopo. Ha perso le speranze quando ha visto la palla. No. Scendi, ti prego. Ah. Tra l'altro c'è Mac che sta arrivando piano piano. Oh, il tuffo! Mamma mia. Perché lo stavo mandando in terzo. Qua tra due con coso. Con vodka che si sta già scaldando. Anche questa era la mia pesca. No, dai, e sarebbe uscita. Guarda che forse con la velocità. Cosa minchia ho girato di pura velocità adesso. Comunque 16 base a 11, siamo 4 a 2. Sì. Oh, bene, partono col pitcher. Wind. Fanno giustamente un altro pinch hitter. È il momento di Iceman. And... cioè teso, retto, teso. Allora, substitute. Sì, infatti siamo partiti da Dio con i punti, poi abbiamo fatto un botto di basi ma non abbiamo portato un punto a casa. Cazzo. Abbiamo battuto tanto number one. Allora, number one. Iniziamo subito con un missilone. Sì, direi di sì. Con un missilone. Se non premo accept, però un casino. 102. Così. Poi curva bassa. Vabbè. Guarda, se rimane lì. Opla. Oh. E uno. Lanci. Tre. Vai, Magic. Bocca al lupo. Stira. Ha provato a fare un movimento per dire. Sì, aspetta, che non ce l'ha fatta in tempo.
E cambietto assassino. Bravo, l'arpionata. Ha toccato il cambietto assassino, complimenti. Guarda. Oh. Certo. No, no, io boh. Cazzo, sono stati lì a guardarsi. Sono stati lì a guardarsi. Io credo che stesse arrivando di gran carriera Argon, invece no, era lontano. No, si è fermato. A un certo punto si è rimasto lì. Ah, sto qua ruba le basi. Ho il dito pronto. E devo tirare. Ma con pitch out che. Pitch out com'è più? Ah, la tiro sulla puttana. Puttane. No. Non sembra essere troppo gasato dal farlo. Ottima, ottima. Direi perfetto. Sto abbracciando, ok. Ho già dito pronto. Sifone in terza. Vai, Buster Biggs, due out. Ah. Sì, sì, esaltate, bravi. Io tiro un pitch out subito. Sei pronto? Vai. Dubito che avrebbe rubato base con solo un out. Sì, vabbè. Oh, ma minchia, questa uscita è andata bella, bella lunga e profonda. Lunga e profonda al centro. Nel dubbio. Ma da quando è che girano tutte quelle di Viborova? Ok, cioè, ora la pressione comincia un po' a sentirsi, però. E questo derby, ahimè, tra l'altro, perfetto. Questa non deve battere nulla che non sia tipo fuori dalla zona di strike di. Oh, grazie. No, no, va bene, anche se li fai fare base per ball, non è un problema. Ok. Ma porca cazzo. Dai. Oh. Sai che. No. Non ci arrivava mai nella vita. Uff. Minchia, se la prendeva. Vabbè. Ce la dovremo sudare. Bene, Viborova è teso, tutte le statistiche che fanno schifo. Perfetto. Eh sì, perché ha lanciato 20 lanci. Ma non è vero, dai. Bisogna non fargliela proprio battere. Cioè, proprio piuttosto base per ball. Chi se ne fotte. Ok. Wow, ma ha cambiato 8 volte il giocatore. Ho tremato. Ok. Mia. Ah, giusto. Abbiamo. Oh, extra inning. Yeah! Abbiamo Knight, Putin e Vodka. Perfetto. Possiamo mettere dei pinch hitter e basta. No. Sì, ma intanto, cioè, poi c'è più tempo. Cioè. No. Oh, calma. Allora. Era strike. No. In bocca. Che nervoso. Oh, mi fa incazzare sta cosa che non riesco a tirare fuori Knight dai casini. Mi gira il cazzo in una maniera atomica. Ci posso mettere Norri? E mettici Norri adesso, tanto. No, vabbè, cioè è inutile mettercelo adesso. Cioè, certo che è utile, perché deve andare in base. Almeno, al massimo, mettiamo poi dopo coso. Mettiamo Beccherone dopo. Minchia. Facciamo pinch hitter dopo, un altro. Dobbiamo provarle tutte, se no qua c'è da ridere. Dai! Eccola! Ok. Adesso e Norri con singolino. Ok. È il momento dell'uomo delle grandi occasioni. Non di vodka sicuramente. Vai. Io lo faccio lanciare 80 palloni, frega niente. Vai. Però non è vero. Ho mentito. E questa va in mezzo? Oh, è passata in mezzo! Vai, corre, vai, vacci. Ok. No, vai! Fre! Non c'era tempo, Fre. E poi c'era tempo. Di brutto! Vabbè, non importa. C'era di bruttissimo proprio. Tirare una salaccata.
frega il cazzo di dove va, deve andare in Cambogia, anche se viene un out. No, no, ok. Così. Dai! No, fa un culo, non importa, frega cazzi, ciao! Okay. Va bene, punto, va bene! Ha portato un RBI a casa, punto di sacrificio, va bene. Grande Edo! Posto. Edo, oggi man of the match. Però non solo, non venga a chiedere un aumento di stipendio. Perché no. Perché non è il momento. Con questa crisi, down. Tra l'altro Mojo Up, e vai. Con questi momenti di crisi non mi sembra il momento. Lo starting pitcher ci ha messo. Direi, minchia, non ci siamo finiti proprio, non finiti. Ma anche noi, credo. Tira, no, 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 abbiamo Becherone, abbiamo Belan che non sta bene. No, dai! Esci, esci, esci! Merda. Fair ball, ma porca patonta. Non è uscito. La situazione è o facciamo giocare Mugu, Belan che non sta bene però Loctin, oppure è il momento di Becherone, la salvezza di Becherone. È il momento di Becherone, vabbè. Ti ricordo che Becherone ha un'era che vorrei picchiarlo. Save Becherone, save. Minchia, 6-19 base a 14, 6-4. Come si è messo? Comunque il cerchio è piccolino comunque, ti dirò. Ma perché Norri è rotto, ti vorrei ricordare. Quindi... però. Però le statistiche sono belle alte, nel senso. No, Fre, sono tanto basse, ho visto. Sì, c'è cioè, Pitten è tanto più bassa di lui, eh. Ma tanto sì. Proprio tanto, tanto, sì, tanto, sì. Tanto, tanto. Let's go. Okay. Ci siamo, Becchero, c'è Becchero, c'è Becchero, c'è Becherone. Becherone è pronto. Perché stava arrivando Knight, non volevo c'è solo casino. C'è, okay, grattatina. Questo sforzo mi gira una palla che non è proprio proprio strike, però questa non era strike, lascia perdere. Shhh, portatela a casa, no? Finta di niente. Questa è la strike, secondo me. Però vabbè. Questa non è strike. Sì, però è assolutamente ball, sono pienamente d'accordo con te. Steve. Che cazzo lancio? Perché non è una veloce, una veloce, una veloce. Okay. Questa è inaspettato, certo. L'ammetto. Allora, Steve Monsieur è un problema. Ma dopo di lui, se non sbaglio, ci dovrebbero essere i pitch. C'è proprio una riga di pitch, dici. Vai, 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 corri Paolino! E andiamolo! Andiamo! Che cazzo! E andiamolo. Tra l'altro, la cosa... credo sia comica, non so se è una vittoria, ma credo che a questo punto non abbia preso la salvezza vodka, ha preso ma la si sia preso una vittoria. Perché? Eh sì, perché era preso, lui era in campo quando era la partita era in vantaggio per noi, quindi ha bruciato una salvezza, ma ha vinto la partita. Migliore in campo Edo. E beh, di brutto, 5 su 6, un doppio, un RBI, un punto portato a casa. Mamma mia. Perché scusa, 3 RBI di Argon? Scusa, no. Vabbè, perché 2 su 5 per quello. 2 su 5. Minchia, ha portato 3 uomini a casa, cazzo. Let's fucking go. Mamma Saura. E avremmo potuto fare 30 punti oggi. Non proprio sì, anche loro. No, dai. Sì, cioè nel senso sì, però i freebooters vincono di brutto. Ok. Siamo contro i freebooters. Gli overdogs sono vinto. Vabbè, gli overdogs erano tanto erano 6-0, 0-6 chi se ne frega. Però vabbè. I buzzers se perdono sono tutti più felici. No, perso 5, vinto 5-3. Però, cosa manca ancora? I Sirlings che giocano contro i Gobblers e perdono 3-0. Quindi siamo in testa alla division. Sì. Let's go. E giochiamo contro i Freebooters che sono bravi, sono come noi, bravi nel pitching. Una bella rotazioncina e ancora meglio come bullpen. E vabbè, ce l'ha.
giochiamo contro una casa di mattoni anche, tra l'altro. Non è successo niente quanto riguarda gli eventi. Salute a me. Sì, direi di sì. I Crocodons hanno preso, hanno venduto Tarzan Woodburn. Ah no, hanno comprato Allen Walters, che è a meno, e hanno dato via Tarzan Woodburn. Minchia, ha preso una meno di 24 anni per un C più, per un C meno di 31. Sti cazzi, che acquisto. Anche questi hanno preso, sono Candy Sweet venduta per Hector Murphy. Ha fatto un po' di acquisti, vendite, la CPU, Ma i Crocodons non sono nel nostro girone. Non mi pare, neanche gli altri. Non male, va. Molto bene. L'importante è quello. Quindi sono proprio i Sandcat, che sono l'altra, sono nell'altra conference. I Crocodons sono la nostra conference, ma nell'altra division. Meno male, va. È andata bene. Bene. Quindi, per il momento è tutto. Se vi è piaciuto il video, se vi avete visto, praticamente, se avete visto 56 minuti e 16 secondi di questo video, vuol dire che evidentemente vi è piaciuto, quindi cliccate mi piace. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi, condividete con persone che può interessare questo genere di cose. E patreon.com/glitchert, patreon.com/mazinga z92 se volete fare entrare il vostro personaggino qua, oppure anche in altri giochi della mia serie come Ringworld Oxygen Not Included, oppure se volete un sacco di altri contenuti, serie esclusive, video esclusivi da mio e nel suo canale di Patreon, un botto di roba, anche altre cose che potete andare a controllare. twitch.tv/glitch era il mio canale principale, stremo tutti i giorni. Oggi anche? No, io ho già fatto stamattina, è vero, dimenticavo. Ma voi non lo potete vedere, cosa lo vedrete domani, dopodomani, non lo so. E twitch.tv/mazingaz92 e anche lui streama praticamente quasi tutti i giorni, quindi anche lì andate a mettere il cuoricino, top right, come sempre. E altro, direi che abbiamo fatto tutto, quindi buon appetito a tutti, buona camicia a tutti, ci vediamo alla prossima puntata sul canale di Zetto. Ta-ta. Ciao, ciao.